Benvenuti alla seconda puntata del B-Summer edizione 2012, oggi 13 luglio 2012 appunto. Seguiamo la rassegna Replay, nata dalle ceneri della rassegna dell'anno scorso, Play. Quest'anno due gruppi che si esibiranno su questa sera, due gruppi che si esibiranno sul palco, gli Head on Collision e My Night Nurse, e siamo qua con Head on Collision. Ciao ragazzi. Ciao. Piacere. Se volete presentarvi, nome e cosa suonate all'interno del gruppo. Io sono Federico, sono chitarrista e ho formato il gruppo insieme al batterista là, Michele. Abbiamo trovato Alex, il cantante, grazie a un annuncio su internet, incredibile, non è vero? Ah, quindi funziona questo metodo di reclutamento musicisti? Questa volta è funzionato. Esatto. Ok. E poi così per disgrazia abbiamo dovuto chiamare Cristiano e Francesco come chitarra e bassista perché non c'era nessun altro, quindi eravate proprio rimasti. Sì, ci hanno preso da un altro gruppo e ci hanno proprio sì. Quindi è un anno circa che suonate? Sono con la formazione così tutti e cinque, sì, un anno più o meno. Un anno preciso, sì. E il concerto più bello che avete fatto finora? A parte quello di stasera, invitiamo tutti quanti a venire. Beh, direi quando abbiamo aperto gli About Wayne sempre a Blogos il 13 aprile. Ok. Di quest'anno. Altri concerti che avete fatto in giro? Ma ne abbiamo fatti pochi, devo dire. Abbiamo un rapporto speciale col Blogos, oggi è la nostra terza volta che suoniamo. Ecco, la mia seconda, tra l'altro. Però sì, abbiamo avuto altri concerti, abbiamo aperto il release party dall'interno con un altro gruppo abruzzese di punk hardcore che sono appunto gli Start Today. Sì. E poi abbiamo suonato alla Casa Gialla. Che, no, beh, oh, comunque. Sì, alla Casa Gialla, non mi ricordo con che gruppo, perché allora hanno un nome particolare. Kill Jesus Kill. No, vabbè. Vabbè, non si offenderanno. No, anzi, li saluto perché sono delle cartole atroci. Sì, poi abbiamo appunto avuto un live al Millennium nell'ambito della rassegna dello Sputnik, appunto. E poi sostanzialmente basta. Vabbè, un altro concerto a blog dove io non c'ero. Vabbè. Abbiamo aperto un gruppo che ha aperto un gruppo che ha aperto un gruppo che ha aperto i Blink. Ecco, un contributo di Napoli. Avete aperto le porte a questo gruppo o che cosa? E abbiamo suonato i campanelli anche. Ok. No, invece cercando qualche informazione sul vostro gruppo, appunto, ho trovato su internet che avete partecipato al contest organizzato da Heineken. Festival. Sì, è vero, certo, giusto? sì, abbiamo caricato le nostre canzoni sul sito, abbiamo avuto una buona risposta di pubblico, però purtroppo non sei riuscito a rimanere fuori. Ma sì, però, però è un'esperienza che vi ha cresciuto. Sì, abbiamo avuto un rapporto, diciamo, col pubblico anche a livello più nazionale, non solo locale. Sì. Ora speriamo, abbiamo un po' di rinnovamenti in gioco che arriveranno, però speriamo di continuare così, insomma. In effetti, a proposito di proporsi al pubblico, voi cantate in inglese. Sì, cantiamo in inglese. E se non sbaglio, sul vostro MySpace c'è la traduzione anche in inglese di quello che avete scritto in italiano, giusto? Sì. Noi abbiamo sempre la doppia lingua, sia inglese che italiano. Anche su SoundCloud, appunto, se avete voglia di andare a sentire. Dai su pure i contatti. Sì, ci potete trovare sotto Head on Collision Bologna su, vabbè, YouTube, poi il classico Facebook, SoundCloud, sostanzialmente questo, insomma, Twitter, diciamo, ancora poco usato. Ok. C'è invece qualche luogo locale di Bologna o anche no, dove vi piacerebbe suonare particolarmente? Beh, a me sì, decisamente all'Estragon mi piacerebbe suonare. Ok. Beh, vi auguriamo di arrivarci. Magari. Per intanto siete qui al Blog stasera, un bellissimo posto. Al Blog, al Blog è sempre bello suonare. E il Blog veramente va premiato per comunque tutto quello che fa, cioè ha sempre fatto suonare dei gruppi giovani comunque, che insomma è difficile adesso a Bologna. Poi vabbè, tecnici stra specializzati ormai. Un ringraziamento. Siamo pure i camici, esatto. Okay. Sono un po' un paraculo, però. No, è vero. Vabbè, ringraziamo gli Head on Collision, gli facciamo un in bocca al lupo per stasera. Crepe. Buon concerto. Grazie. Ciao. Sometimes life is a torture. You feel like a show had to give up. You go to bed hoping that tomorrow you don't wake up. But the dream is on your conscience, showing what you want. But if you only just start fighting, everything will be yours. Take what you want, take what you deserve. Your pain and sorrow, let them burn.
questa che abbiamo appena ascoltato era Take What You Want degli Head-On Collision. Adesso siamo qua con i My Night Nurse. Pronuncia. Il batterista è cattivo, non ti perdona nulla. È veramente cattivo, in effetti. Li salutiamo, li presentiamo. Se volete dirci chi siete e cosa suonate all'interno del gruppo. Molto volentieri. Io sono il chitarrista, Kando. Sono la mascotte, Save. Sono Andrea, al clavicembalo antico. Sono Ghisa, il cantante, quello che ci prova. Allora, c'erano due strumenti che mi sembravano un po' un po' così, fuori dal gruppo. Però per il resto il gruppo era quello. E la prima domanda che volevamo farvi in realtà era: il nome a cosa si ispirava? Che è un po' particolare. Bella la storia del nome, questo è sempre carino. No, in realtà noi abbiamo avuto tipo 7 nomi diversi, perché nessuno aveva idea di come ci dovessero chiamare. Perché fa bene cambiarli. Certo, fa bene cambiarli, ma soprattutto perché ne prendi uno a caso, assolutamente a caso. E poi scopri che cerchi di capire il perché l'hai preso, non lo sai. E anche perché dopo che ti hanno tirato tipo ogni tipo di verdura sul palco, ovviamente se cambi nome ti mimetizzi meglio al concerto dopo. Esatto, questa è una tecnica importante da adottare, sì. Ma invece il nome definitivo e la storia è vera, almeno io ti dico che è vera, poi non so se vabbè, mi credi. Ma noi ci fidiamo, insomma. Voi vi fidate, perfetto. Allora posso andare a fare delle ricerche particolari. Benissimo. No, in realtà abbiamo trovato, è un tag che abbiamo trovato su un muro, tipo fuori da una sala prove, c'era questo bellissimo My Night Nurse e noi l'abbiamo guardato e abbiamo detto, beh, effettivamente chi non vorrebbe un'infermiera notturna tutta per sé? Torna. E quindi avete trovato. Ed eccoci qua, cioè, ci hanno anche risolto il problema, l'hanno scritto su un muro per noi. E ho visto che è passato probabilmente quello che hai visto era un disegno, appunto. Sì, era una tag. Sì, il disegno è passato dal muro alla chitarra del chitarrista, no? Sì, diciamo che non era una cosa effettivamente voluta, però ho unito l'utile, ovvero trovare una chitarra che mi piacesse, con anche, come dire, microfoni particolari, che sono i microfoni MG, sì. Con effettivamente il look, che per quanto sia, insomma, abbastanza tamaro, però mi piace. Ma il disegno l'hai fatto tu sulla chitarra o l'hai fatto? No, è una chitarra edizione limitata e quindi mi ha colpito proprio per il disegno. Così, okay, sì, okay. Sì. E niente, da quant'è che suonate, avete detto? Da 5 anni. Ah, quindi avete dell'esperienza. Sì, dai, non c'è male. Avete prodotto già degli EP? Abbiamo un demo fatto nel 2008 di 4 pezzi, che si intitola My Night Nurse. Sì. Però dopo abbiamo scritto pezzi nuovi ma non li abbiamo mai registrati. Stiamo registrando adesso cose nuove in una sala privata con nostra strumentazione. Non abbiamo idea di cosa verrà fuori, però ci stiamo provando. E stasera non darete un'anticipazione di quello che state provando in sala prove? Ma diciamo che andiamo con una scaletta consolidata per non fare figuracce. Ok. E faccio la stessa domanda che ho fatto agli Head-On Collision prima. Se c'è un posto qui a Bologna o comunque sul territorio nazionale o anche extranazionale dove vi piacerebbe suonare? Diciamo, posto nazionale ce ne sono. Pensiamo un po', vabbè, visto il genere magari che anche ascoltiamo, ci sono un po' molti locali nella Romagna che, diciamo, sono palchi non grandissimi, però che hanno visto magari band che ci piacciono, dal Vidi al Rock Planet, quindi posti più che altro che rappresentano qualcosa per noi, ecco. Sì. A livello internazionale sicuramente, probabilmente come pubblico, almeno per i miei gusti, penso all'Inghilterra, in quanto lo vedo molto come un ambiente ricettivo soprattutto, e probabilmente anche il fatto di non avere la barriera linguistica è un qualcosa che aiuta, per cui se vai a sentire un gruppo magari lo capisci anche, te lo gusti di più, piuttosto che anche chi ci viene a sentire, in quanto cantando in inglese magari possono apprezzare la musica, però effettivamente le parole rimangono un po' oscure. Sì. E suonate da sempre in inglese o avete, e cantate da sempre in inglese o avete cominciato? Sempre in inglese. Ci ho provato a scrivere in italiano. Dal vostro background musicale? No, deriva dal fatto che io ci ho provato con tutto me stesso a scrivere in italiano e mi vengono solo cazzate in italiano. Non lo so perché. In inglese mi sento ispirato, in italiano sono banale. Allora, avrei dovuto biparti sul... Scusate, chiedo scusa ai bambini. Però. Se puoi riformulare la risposta. Riformulo, assolutamente, nel senso che tutte le volte che scrivo in italiano mi vengono solo banalità. Bravo. Mi piace banalità. E niente, ci sono invece concerti in programma oltre a quello di stasera? Al momento no, diciamo, questo è l'ultimo almeno del mese di luglio per ora che abbiamo in previsione. Se capitano ben volentieri, abbiamo suonato qualche giorno fa a una festa dell'unità qua vicino a San Giovanni Persiceto e ci siamo trovati molto bene.
Abbiamo partecipato qualche mese fa, diciamo, è andata avanti per una serie di date al un contest nazionale, anzi internazionale, chiamato Emergenza. E tipicamente, diciamo, tendiamo a prendere un po' tutte le date che ci capitano, anche se ultimamente siamo un po' più, cerchiamo un po' più di lavorare in sala prove, proprio per provare a registrare i pezzi nuovi che abbiamo fatto, per riuscire poi magari a buttarli fuori sotto forma di demo, EP, eccetera. E se qualcuno volesse contattarvi, sito internet, abbiamo MySpace, My Night Nurse Rock, in cui che altro è utile per sentire i pezzi, in quanto sono i pezzi del nostro EP, i quattro pezzi sono caricati lì. Okay. Se no, direttamente su Facebook, basta cercare My Night Nurse, tutto attaccato, e rispondiamo direttamente lì, ecco. Ok, va bene, allora vi ringraziamo, grazie, vi salutiamo, a voi. Facciamo un in bocca al lupo anche a voi per stasera. Crepi. Da Alessio per il Vlogos è tutto, vi saluto lasciandovi con l'ultima canzone di oggi, che è My Valentine dei My Night Nurse.